Ciao, io sono Pasquale, bentornato sul mio canale. Oggi ti parlo del mio broker De Giro. Cioè, non è mio nel senso che me lo sono comprato, ma lo utilizzo ovviamente. Oggi, a differenza di molti colleghi, oltre a darti una brevissima, in questo caso, recensione di quello di De Giro, appunto, voglio farti anche un piccolo tutorial su come lo uso io, su come si naviga all'interno della sua interfaccia, dell'interfaccia di De Giro, per piazzare i vari ordini, gli stop loss ed i take profit, e dove reperire alcune informazioni di tutorial direttamente sul sito di De Giro. E poi ti andrò a dire appunto quello che io penso, quali siano i pregi e i difetti di questa piattaforma e di perché io la vado a usare. Inoltre trovi un link affiliato qui sotto in descrizione dove, se ti iscrivi a De Giro tramite questo link, hai diritto ad una serie di transazioni gratuite, per cui non paghi le commissioni per alcune transazioni per un determinato importo e per un limitato periodo di tempo. Per cui oggi, per quanto riguarda la maggior parte di questo video, la mia faccia non andrai a vederla, quindi non vedrai la faccia del calabro irlandese che sono. Potresti addirittura chiamarmi Pascal Original, per stare in tema. Ok, basta cavolate, iniziamo. Adesso ci andiamo a spostare sul mio computer e ti faccio vedere un po' di informazioni. Eccoci su De Giro. De Giro è una piattaforma olandese nata nel 2013 e che ha visto appunto un'enorme espansione negli anni seguenti, data appunto la politica che De Giro ha di tenere le commissioni molto basse. Questo secondo me ha permesso di attrarre moltissimi investitori che hanno appunto dei bassi capitali, che possono per cui fare investimenti a dei costi che possono essere considerati contenuti. Ad oggi De Giro è presente in circa 18 paesi. Aspetta, vediamo se lo trovo. No, qua non c'è scritto, da qualche parte ci sarà scritto. Comunque, De Giro è presente in 18 paesi europei, facendo diventare appunto questa piattaforma uno dei broker più utilizzati in Europa. De Giro viene per cui regolamentata dalla legislazione dei Paesi Bassi e garantisce il denaro fino a 20.000 euro. Attenzione, questo riguarda solo il denaro non utilizzato e per cui non investito. Gli investimenti sono sempre comunque legati all'azienda in cui vai a investire. Se per esempio vai a investire, non so, 5.000 euro in Coca-Cola, perdi i tuoi soldi solo nel caso in cui il titolo di Coca-Cola possa andare giù o se la Coca-Cola vada a fallire, e non se De Giro va in bancarotta. Giusto per puntualizzare questo passaggio, perché essendo De Giro solo un broker e per cui un intermediario e non essendo una banca, non detiene appunto dei soldi all'interno del conto. Invece, quei famosi 20.000 euro, per cui quelli non utilizzati, non essendo una banca, non potendo essere inutilizzati, ma allo stesso tempo non potendo essere tenuti all'interno della piattaforma, vengono investiti in un money market fund, un fondo a bassissimo rischio con AAA. Gli eventuali rarissimi profitti che questo fondo potrebbe dare ti verranno riconosciuti da De Giro, che appunto te li andrà a ridare indietro. Invece le eventuali e molto più plausibili negatività, per cui perdite, vengono ricompensate da De Giro fino ai primi 2.500 euro investiti nel Money Market Fund. Questo perché ovviamente, essendo un broker, De Giro non va a fare beneficenza, e te lo faccio vedere anche qui, il famoso Money Market Fund, questo è in inglese, però il discorso è lo stesso. Sono due tipi di fondi, il Morgan Stanley Investment Management e il FoundShare Fund Management. Il FoundShare è un fa parte del gruppo appunto di De Giro, e come puoi vedere, soprattutto in euro, il fondo dà dei rendimenti negativi. Ti faccio vedere questa cosa perché molte persone hanno paura che col fatto che De Giro copra solo 20.000 euro, hanno paura che appunto investendo più di 20.000 euro in una qualsiasi società potrebbero andare a perdere i loro soldini, ma non è così. Adesso ti faccio vedere la schermata delle commissioni relative a De Giro italiano. Non ti faccio vedere quelle in cui investo io, perché io sono residente in Irlanda ovviamente, che sono totalmente diverse. Infatti, per quanto riguarda la borsa italiana, come vedi, per te è molto conveniente. Invece a me, che vivo qui in Irlanda, la transazione minima è di 4 euro più la percentuale sull'acquistato. Ma vabbè, io investo prevalentemente nel mercato americano, nel mercato USA, per cui va bene lo stesso. Bene, passiamo ora al tutorial di come si usa De Giro. Allora, siamo all'interno di De Giro, questo non è il mio, è quello di mio fratello, comunque va bene, poco importa. Come si usa De Giro nelle operazioni di tutti i giorni? Bene, dopo aver fatto l'accesso ti trovi sul lato sinistro le aziende da tenere in considerazione, da tenere sott'occhio, sia perché hanno avuto magari
un corposo numero di scambi nelle ultime transazioni o perché, per esempio, sono state delle notizie recenti che le hanno riguardate. Al centro invece si trovano i vari indici, l'Italy 40, l'Europe 50, l'S&P 500, il Nasdaq 100, il DAX 30 e insomma con tutte le varie, con tutte le varie transazioni delle ultime giornate di contrattazioni. I vari indici non si possono contrattare su DEGIRO, purtroppo. Il Forex invece che trovi qui diciamo in basso dove vedi valute, si possono contrattare se hai un account di tipo trader. In questo caso mio fratello ha il Basic per cui non si può. Comunque cliccando su una qualsiasi valuta, vedi si può fare anche qui, puoi fare acquisto e vendita, per cui puoi tradare sulle valute, ma non con leva, per cui come se fosse un semplice cambio. Poi al menu alla tua sinistra invece trovi i vari le varie tipologie di menu. Ci sono questi menu qua a tendina. Il primo tasto è quello del mercato e per cui qui puoi andare a selezionare appunto questa schermata iniziale in cui ci sono tutte le informazioni che ti ho detto prima. Non ti ho detto prima che sotto c'è la sezione di notizie in cui ci sono tutte le varie notizie appena uscite, ecco, queste sono tutte del 24, per cui di venerdì scorso, delle aziende, diciamo, che sono quotate in borsa. Dicevo, sul menu a sinistra trovi mercato, preferiti, portafoglio, attività e prodotti. Cosa sono queste cose? Bene, il mercato l'abbiamo appena visto, ti porta alla schermata iniziale. Poi il tasto preferiti, dopo vuoi vedere tutti i prodotti che hai inserito nella tua lista di preferiti, magari da tenere sott'occhio per poter tradare in un periodo successivo o magari sono aziende in cui stai già tradando. Poi si va alla sezione portafoglio e questo ovviamente è molto semplice da capire, ci sono tutte gli ETF oppure le aziende in cui stai tradando. Poi abbiamo le attività. Nelle attività ci sono ordini, operazioni, estratto conto e rapporti. Gli ordini sono tutti quelle, appunto, gli ordini che hai già immesso nel sistema e che andranno ad essere eseguiti nel momento in cui si verificheranno le condizioni che hai messo nell'ordine. Le operazioni invece è un link delle operazioni che hai eseguito negli ultimi periodi. Poi c'è l'estratto conto che ti dice tutte le operazioni che hai effettuato appunto nell'ultimo periodo particolare e tutte quelle che sono state anche effettuate da DEGIRO, ad esempio un cambio oppure delle commissioni, e poi i rapporti annuali in cui puoi scaricare appunto tutte le transazioni che hai effettuate. Infine c'è il tastino prodotti dove appunto puoi selezionare i vari prodotti da tradare, azioni come vedi Italia, Europa, America o altro, sono veramente tanti i prodotti che possono essere tradati in DEGIRO, opzioni, futures, i prodotti a leva, obbligazioni, i fondi di investimento, gli ETF e le warrants. Ma come si va ad immettere un ordine in DEGIRO? Te lo spiego subito, ma prima di continuare ti ricordo che io ho un account Patreon nel quale pubblico contenuti riservati a tutti gli iscritti e solo ad essi, per cui puoi sostenermi con diverse tipologie di donazioni, mi puoi supportare lo fai già, mi puoi supportare a partire da soli 4 euro al mese. La cosa importante qui è che DEGIRO non è propriamente indicato per gli investitori che fanno trading di profitto a breve termine, ma più per quelli che fanno investitori a lungo termine. Dico che non è tanto indicato, ma ovviamente lo puoi usare anche per quello. Questo perché al momento di piazzare un ordine non si può fare come per altri broker, dove all'interno dello stesso ordine che vai a mettere puoi contemporaneamente piazzare sia uno stop loss che un take profit, ma per ognuna di queste due operazioni vanno piazzati gli ordini appositi diversi dall'ordine iniziale, che ora ti vado a mostrare. Adesso faccio queste operazioni a borse chiuse, così non faccio cavolate, di cui sono una persona essere famosa e grande stimatore del fare cavolate. A proposito, nella descrizione del video ti lascio anche il link dell'Academy, che poi magari ti faccio vedere alla fine, in cui puoi trovare i tutorial di DEGIRO, che sono molto basilari, ma molto facili da capire. Unica pecca, non si trovano in italiano, ma solo in lingua inglese. Bene, continuiamo. Diciamo che tu voglia piazzare un ordine, qui, immetti ordine, e vuoi comprare delle azioni di Facebook, per cui scrivo faccia di libro, qui, Nasdaq. E diciamo che tu voglia acquistare due azioni di Facebook perché sei povero come me. Tu qui hai due opzioni, metti un ordine limite e un ordine a mercato. L'ordine a mercato vuol dire che tu andrai a eseguire l'ordine all'interno del sistema DEGIRO solo al prezzo in cui si trova l'azione al momento dell'acquisto. L'ordine limite invece lo andrai a piazzare digitando ad esempio la somma massima che tu vuoi pagare per acquistare le azioni, diciamo
tu vuoi pagare, non so, 200 euro e ne vuoi comprare solo due. E puoi decidere se questo ordine è valido solo per quella giornata di contrattazione o se è continuativa fino a quando, appunto, nel tempo l'azione di Facebook andrà appunto ad raggiungere il prezzo che hai selezionato tu. Ma ad esempio, diciamo che tu hai piazzato quest'ordine, hai comprato queste due azioni di Facebook, adesso tu vorresti mettere uno stop loss e un take profit. Come fai? È molto semplice. Allora, diciamo che tu sei proprietario adesso di queste due azioni di Facebook, per cui ce l'hai già nel tuo portafoglio. Quello che andrai a fare è a mettere un ordine sempre su Facebook, sulle azioni che hai già, questa volta di vendita, e selezionerai stop loss, e in questo caso il prezzo dello stop loss, che in questo caso, per esempio, se tu l'hai comprato a 200, vuoi magari 200, vuoi che non vadano sotto i 190 dollari, e ovviamente metti le tue due. Ricordati di mettere il numero delle azioni che possiedi, perché se ne metti di più, ad esempio se ne metti 4, stai andando in short, cioè stai andando a vendere allo scoperto azioni che non hai, che per alcuni profili non è possibile. Inoltre puoi anche mettere un limite stop. Lo stop loss limit sarebbe ad indicare che tu metti appunto un prezzo limite e un prezzo stop per la quantità delle azioni che possiedi, per esempio in questo caso 2. Il prezzo limite indicherà appunto a DeGiro il prezzo per il quale lo stop loss si va ad attivare, per cui per esempio potrebbe essere 180 dollari. Però magari tu pensi che questa condizione sia temporanea, perché magari sono uscite delle notizie brutte sul mercato per quanto riguarda Facebook, per cui il titolo va giù, però poi potrebbe riprendersi, e per cui puoi dire al sistema di vendere le azioni solo quando raggiungono le 195 dollari. Questo ti permette di recuperare un po' di soldi dopo che lo stop loss è stato attivato al limite di 180. Perché c'è questo tipo di transazione? C'è perché ovviamente appunto le brutte notizie possono arrivare a mercati chiusi, e tu in questo modo puoi pararti un po' il tuo sederino, perché appunto dici quando vuoi fare attivare lo stop loss, ma poi vuoi recuperare un po' della tua perdita. Questo ti permette appunto di coprirti. Invece, se tu vuoi fare un take profit, devi mettere un ordine limite di vendita nel quale inserirai appunto le tue azioni che possiedi e il prezzo a cui vuoi vendere, per esempio 230 dollari. E in questo caso DeGiro andrà a vendere solo a quella tua cifra. Qual è il limite qui? Il limite è che non puoi piazzare due ordini di vendita sullo stesso prodotto, altrimenti andresti in short secondo DeGiro. Per cui devi decidere tu qual è la cosa più importante per te, se sia appunto proteggere il tuo capitale o prendere un profitto. Questo dipende, per esempio, ovviamente dalle tue priorità. Ovviamente se invece le oscillazioni del mercato azionario non ti preoccupano, andrai ovviamente solo a inserire un ordine limite nel quale indicherai a quanto vuoi vendere le tue azioni. Le due cose non possono appunto essere selezionate insieme. Ci sono diverse tipologie di profili su DeGiro, c'è il custody, che è quello che ha, diciamo, i titoli che sono completamente separati dal resto, per cui i tuoi titoli non possono essere prestati per le operazioni in short, perché appunto è un profilo che ha dei costi diversi. Poi c'è il profilo basic, il profilo trader, che è quello più avanzato, nel quale tu hai anche la marginazione, che può essere fino al 70% per alcune tipologie di azioni e fino all'80% per alcune tipologie di fondi. Sinceramente questo dipende anche dalla tua esperienza, dal tuo grado di rischio. Cosa ne penso di DeGiro? Ovviamente, essendo il mio broker, lo considero un broker positivo, anche se questo limite di non poter inserire i stop loss e i take profit al momento dell'inserimento dell'ordine è un po' fastidiosa come cosa, però spero tanto che DeGiro possa superare questo limite nel futuro. La piattaforma è molto gradevole da vedere, ce n'era una precedente che era un po' più bruttina, adesso è stata migliorata parecchio e la vedo molto più friendly, come si dice? User friendly, sono in Irlanda e non so neanche dire un cavolo. Gli manca ovviamente la possibilità di tradare in indici, di tradare in forex come si deve e di tradare in leva, ma per persone come me questo non è un problema, per altre persone invece potrebbe essere un vero problemino. La cosa buona ovviamente sono le commissioni, bassissime, soprattutto per quanto riguarda il mercato americano e per il mercato locale, per cui della borsa in cui vai, in cui vivi, cioè non vivi nella borsa, nel paese in cui vivi, la borsa che
Insomma, ci siamo capiti, va, oggi mi sto incartando. Spero che queste informazioni siano di state di tuo gradimento. Spero di essere stato chiaro e di aver avuto modo di sciogliere alcuni dubbi che molte persone mi pongono relativamente appunto a questa piattaforma, a questo broker DEGIRO. Qui sotto puoi lasciarmi dei commenti, oppure puoi, ad esempio, iscriverti a DEGIRO col mio link affiliato. Se il video ti è piaciuto, ti prego per favore di stringere il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Guarda, non ti costa niente, gratissimo, gratissimo. Intanto ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!